Good evening, visto che adesso ormai sono le 7 di sera, qui in Italia, mister, master, maestro, o semplicemente David Lynch, it's November 16, 2021, it's Tuesday, here in Naples, ormai adesso 18 Celsius, 64 Fahrenheit, e questo significa che comunque è stata sempre quella giornata veramente, 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 veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo, prendendo sempre la filosofia della sintesi, cerco di dire le due cose a cui stavo pensando oggi. La nazionale italiana di calcio, che ieri purtroppo ha pareggiato e dobbiamo aspettare la qualificazione per i mondiali, diciamo a marzo, per le prossime partite, speriamo di qualificarci. E quindi i suoi numeri non hanno previsto bene. Il numero di ieri, voglio dire, che era 8, non ha previsto, diciamo, non ha portato fortuna, ma capita. E poi pensavo a Mulholland Drive e anche in relazione alla mia città, a Napoli, appunto. Però su questo punto ci ritorno domani. Anyway, as just see from the window, purtroppo non inquadro la finestra perché non si vede nulla praticamente, essendo sera, ma ti assicuro che insomma, abbiamo avuto praticamente lo stesso tempo di questi giorni. C'è stato un buon sole, ma comunque sempre coperto alle spalle da molte nuvole, e credo che anche domani dovrebbe mantenersi, insomma, essere lo stesso tempo di oggi. Ovviamente le cose possono sempre cambiare, insomma spero che ci saranno appunto those beautiful blue skies and golden sunshine, ma comunque la vedo dura per fino adesso novembre nero praticamente, veramente oscuro, but as always we will see, said this, so from the mythical window with the colored curtain, beautiful ma una colored curtain di sera, today, and it's green roller shooter behind me. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625. Have a great day in all the people who follow the channel and the reports. Un saluto speciale sempre a Patrick, Youssef, sempre a Douglas, ma a tutti quelli che seguono, anche gli haters, sia sempre importanti per me. Il signore che faceva il weather report al Vermont, spero ritorni al più presto. So again, have a great day in all these people and everyone too.